Ok, ben ritrovati. Oggi faremo una lezione, l'ultima lezione in cui parlerò io, quindi potete festeggiare tra un'oretta e mezza. Analizzeremo il mining, che è una delle probabilmente la caratteristica più interessante di Bitcoin, ma anche quella un po' più difficile da comprendere in alcuni aspetti. Ma prima c'è il meme, prima c'è sempre il meme, quindi questo è quello che vi succede affrontando Bitcoin. Quindi voi che eravate, ma magari invece del dollaro americano c'è l'euro, eravate mano a mano con l'euro, a un certo punto vedete questa novità di Bitcoin che vi passa davanti. La volta scorsa avevamo fatto una lezione pallosissima sulle strutture dati, sulla blockchain. Quindi uno che pensava alla blockchain che roba figa, poi si era accorto che era una struttura dati con alcune cose. Quelle cose che vi ho spiegato la volta scorsa le riprenderemo un pochino, perché ora stiamo andando a vedere solo un pezzettino di Bitcoin, che è il mining. Che cos'è il mining? Interessante che la prima cosa che viene detta in questo caso da Mastering Bitcoin, che è il libro che ho un po' seguito, è che lo scopo del mining non è la creazione di nuovi Bitcoin, la creazione di nuovi Bitcoin è l'incentivo, mentre il mining è il meccanismo con cui la sicurezza di Bitcoin è decentralizzata. Il problema nasce dal nome mining, che di solito è l'azione di tirare fuori i metalli preziosi dal terreno, quindi io voglio fare mining per diventare ricco subito, in realtà il mining di Bitcoin fa una roba abbastanza interessante, perché riesce a gestire l'emergere di un nuovo consenso senza un'autorità centrale. Cioè, io succede un qualcosa in Bitcoin, la cosa più facile, c'è un nuovo blocco, il mining riesce a gestire una serie di riesce a fare in modo che questo flusso funzioni senza la necessità di un server centrale che mi dica che cosa fare. Oltretutto il mining rende anche costosa o impossibile la modifica della storia di Bitcoin. Forse ci dicevamo nella prima lezione che uno degli scopi di Bitcoin è avere questa rete ci fa transare il valore senza la possibilità di doppio spendere, cioè di creare un nuovo valore, di dare lo stesso valore a due persone e quant'altro. Il mining serve per consolidare le transazioni, cioè la mia transazione in realtà magari io la vedo anche nella mempool, ma fino a che non è all'interno di un blocco può sempre essere sostituita. E ovviamente crea anche nuova moneta. Il miner fa questo mining, che è un qualcosa che ha dei costi, per cui io ho della corrente elettrica o altra forma di energia che io butto all'interno del mio sistema. Ho dell'hardware specializzato attualmente per fare mining e ho costi di gestione e manutenzione. Quindi ho dei costi. E qual è il ricavo? Il ricavo è che se io trovo un blocco, se risolvo il puzzle crittografico associato a un nuovo blocco, posso pubblicarlo e quindi ricevo un premio. Attualmente 6,25 bitcoin, che ad aprile si dimezzerà, e in più ricevo
la somma delle fee che hanno pagato tutte le transazioni che ho incluse nel mio blocco. Quindi ricevo del denaro. I ricavi però sono spendibili dopo 100 blocchi. Quindi io devo aspettare un po' per poter spendere quei fondi lì, e ovviamente io li posso spendere se il blocco che ho generato è considerato valido. Cioè tutti gli altri, voi che avete in casa il vostro nodo, non fate nient'altro che riapplicare le regole di consenso. Se una di queste regole di consenso non è valida, quel blocco viene scartato. E quindi il miner avrà dei fondi che però stanno sulla sua catena e che quindi non potrà mai spendere. E comunque ha avuto dei costi per generare quel blocco. Quindi il miner vuole guadagnarci il massimo, ma dall'altra parte per creare un blocco ha delle spese. Quindi ha tutto l'incentivo a fare un blocco valido, a controllare che quelle regole di consenso siano rispettate per le transazioni in quel blocco. Non solo, ma c'è anche una parte di economia di Bitcoin. Cioè se Bitcoin genera, abbiamo visto che per ogni blocco genera un premio, e ogni 210.000 blocchi questo premio si dimezza, in realtà nel 2140 questo premio non ci sarà più, quindi chi fa mining si accontenterà probabilmente delle sole fee, ma questo mette anche un tetto, un cap, al numero di bitcoin che potranno mai essere generati, che è poco meno di 21 milioni. Quindi nel 2140, quando non si avrà più la generazione di nuovi bitcoin, tutti i bitcoin circolanti saranno poco meno di 21 milioni. Perché questa scelta? Perché scegliere un numero finito per i bitcoin? Per questa motivazione qua, cioè è stata volutamente scelta un'emissione con un limite e decrescente, perché questa cosa va a creare una nuova politica monetaria resistente all'inflazione e differente da quello che è la politica del denaro fiat, del denaro classico, in cui le banche centrali decidono quanta moneta stampare e normalmente continuano a stampare moneta. Questa cosa è talmente radicata in Bitcoin che la volta scorsa analizzavamo il messaggio del blocco zero, del primo blocco di Bitcoin, che aveva un titolo che sostanzialmente riguardava il salvataggio delle banche. Quindi la politica monetaria di Bitcoin è stata scelta oculatamente, magari per chi si occupa di tecnologia sta cosa è poco importante, però per chi si occupa di economia, di politica monetaria, Bitcoin è un bellissimo esperimento. Ok, torniamo a capire come si mina un blocco. La volta scorsa avevamo detto che questo era il formato di un blocco. Vediamo i passi che dobbiamo fare per creare un nuovo blocco, e poi vedremo come minarlo, cioè fare in modo che questo blocco possa essere aggiunto in cima alla blockchain. Il primo step
è avere le transazioni che io voglio mettere nel mio blocco. Ovviamente le transazioni devono essere transazioni valide, perché se metto una transazione non valida, il blocco non è valido e io perdo tutto il lavoro che ho fatto. Ma in realtà a me quel lato miner mi interessa anche riempire il più possibile tutto lo spazio che ho a disposizione del mio blocco. Ricordiamoci che il blocco di Bitcoin ha uno spazio limitato, che ci eravamo detti di un mega, ora è un mega più uno spazio di firme, quindi si fa fatica a dire veramente quanto è lo spazio, perché dipende da quello che io ci scrivo dentro, però un qualcosa che comunque non può crescere più di 4 mega ogni 10 minuti. Io in questo spazio che cosa voglio? Voglio riempirlo il più possibile da miner e voglio massimizzare la somma delle fee pagate, cioè voglio riempirlo tutto e riempirlo con quei byte che corrispondono alle transazioni che pagano più fee. Perché? Perché ci voglio guadagnare di più, perché io come miner quello che mi interessa è il profitto, spendere poco e mettere il più possibile informazione pagante dentro la blockchain. E in realtà questa roba qua non è nient'altro che il problema dello zaino, che sappiamo essere un problema NP completo. Quindi oltretutto la scelta delle transazioni non ha un algoritmo ottimo, ma ha tante euristiche che funzionano più o meno bene. Va bene, abbiamo scelto le transazioni. C'è una transazione speciale, anche questo l'avevamo detto un pochino la volta scorsa, che è la Coinbase. La Coinbase è la prima transazione ed è il meccanismo con cui il miner si paga sia i nuovi bitcoin che le fee. Come me fa? Aggiunge come prima transazione del blocco una transazione speciale che ha delle caratteristiche, può avere zero fee, in realtà avrà sempre zero fee perché il miner non vuole pagare fee a se stesso, è inutile. Può non avere input, cioè sostanzialmente questa transazione sta generando nuova moneta, perché non spende un input, una moneta che esiste già ma non ha input. Può avere uno o più output, quindi generare nuova moneta, la cui somma sia inferiore o uguale al premio più la somma delle fee pagate dalle transazioni. Cioè sostanzialmente lui si fa una transazione, la prima, in cui non spende niente, ma che genera nuovi bitcoin. Quanti? Al massimo potrebbe generarne meno, ma ci perde soldi. In realtà è successo che un miner si è sbagliato e ha generato meno, che ha richiesto meno di quello che poteva fare, e quei bitcoin lì non verranno mai più generati. Quindi il cap, quello che io controllo, è che nella Coinbase ci sia la generazione di al massimo tot bitcoin. Se ne metto meno, va bene, il miner perde dei soldi, ma la transazione è valida. Se invece ne chiedo di più, c'è la regola di consenso, mi dice che quella la transazione lì io la devo scartare. Quindi la transazione non è valida. Attenzione che una cosa interessante è la storia delle fee. La volta scorsa avevamo parlato di quando la mempool cresce le fee aumentano. In realtà le fee non sono in consenso. Io potrei generare, io potrei
tentare di fare delle transazioni con zero fee. A parte che avrò dei problemi a broadcastarle, perché le transazioni a zero fee sono considerate un attacco, denial of service, quindi di solitamente non vengono broadcastate, però ovviamente il miner eviterà di includere, siccome lui ci vuole guadagnare, non includerà le transazioni che non gli pagano niente, ma in realtà lo potrebbe fare. Quindi se io lo pago in qualche altro modo, potrebbe superare alcuni di questi che non sono vincoli di consenso. Il consenso non dice che le transazioni devono avere un minimo di fee, quindi le transazioni a zero fee sono transazioni valide. Ovviamente il miner ve le scatterà. Cosa interessante è che non è vero che non c'è proprio niente invece dell'input della Coinbase, ma in realtà c'è uno spazio in cui vengono scritti dei dati randomici o forse no. Satoshi ci aveva scritto una frase, e questi dati aiutano il mining. Perché? Perché in realtà qualche volta fa noi parlavamo del fatto che il campo nonce, che è quello su cui cerchiamo il numero tale per cui l'hash abbia qualche caratteristica, è molto piccolo. Ecco, è così piccolo che i moderni miner consumano tutto lo spazio di ricerca in pochissimo tempo. E allora che cosa è nato? È nato l'extra nos, cioè io metto dei caratteri random all'interno della Coinbase e poi li cambio, in modo che, siccome la Coinbase è una delle transazioni e tutte le transazioni sono raccolte tramite il Merkle root nell'header, se io cambio un bit della Coinbase avrò un Merkle root differente, e questo mi genera tutto un altro spazio di ricerca. Quindi il mio nonce che ho utilizzato con un certo extra nonce l'ho finito, modifico di un bit l'extra nonce e posso rifarmi tutti e ho un altro spazio di ricerca completo. Quindi abbiamo scelto le transazioni, abbiamo generato la Coinbase, adesso dobbiamo costruire l'header che aveva questa forma qua. Quindi in maniera spiccia mettiamo la versione A2, perché? Perché è quello che attualmente usa Bitcoin, che è il primo campo. Quindi ora vi leggerò i campi in sequenza. Copiamo il blocco ID del blocco precedente. Cioè, quando facciamo l'header, andiamo a vedere qual è il blocco più recente che abbiamo sulla blockchain. Noi vogliamo costruire sopra quel blocco lì. Copiamo il blocco ID e lo mettiamo all'interno del nostro header. Calcoliamo il Merkle tree di tutte le transazioni, quindi abbiamo il nostro set di transazioni più la Coinbase, ci calcoliamo l'albero e il Merkle root, che è la root di quest'albero, il prendiamo e la copiamo nello spazio dell'header. Copiamo il timestamp dal nostro computer, dobbiamo assicurare che sia aggiornato e che abbia alcune caratteristiche. Il timestamp è in consenso, non è un consenso strettissimo, abbiamo mi sembra più o meno 2 ore diciamo dal tempo attuale. Questo ci permette addirittura di barare un pochino con il timestamping, di metterlo un pochino nel passato, un pochino nel futuro, che è un altro modo per aumentare lo spazio di ricerca all'interno
del nostro quando facciamo mining. Il timestamp ha delle regole di validazione, quindi bisogna controllare che quelle regole siano seguite. Quindi se per esempio tentate di fare un nodo con il timestamp 0, quindi 1 gennaio 1970, quel blocco non sarà valido perché non rispetta le regole associate al timestamp. Copiamo il target. Il target è un valore che è la difficoltà con cui noi che dobbiamo affrontare per trovare una soluzione. Questo valore è aggiornato ogni 2016 blocchi, quindi dobbiamo controllare se è ora di aggiornarlo. Se non è ora di aggiornarlo, copiamo il precedente. Invece, se è ora di aggiornarlo, dobbiamo fare il calcolino, ve lo fa il nodo. Il calcolino, perché il target è in consenso, quindi è una di quelle cose che verranno controllate. E poi poniamo NOS a zero. Il mining che vi sto spiegando qua ovviamente è quello più semplice, in cui tentiamo di cercare qualcosa andando a cercare che cosa c'è, tutte le combinazioni del campo NOS, che potrebbe essere non sufficiente, nel qual caso modifichiamo qualcuno di questi campi, quelli che possiamo, e proviamo, facciamo un nuovo template del blocco e ripetiamo la ricerca nello spazio del NOS. Il target, che abbiamo detto, viene calcolato ogni 2016 blocchi, è sostanzialmente un'informazione che ci consente di sapere se l'hash che abbiamo trovato è sufficientemente piccolo per essere considerato utile, per essere messo sopra la blockchain di Bitcoin. E il target è espresso in questo formato qua, è un formato esponenziale, un po' difficile, ma chi se ne frega, è un qualcosa che Core fa. Però in quel numerino lì in realtà c'è scritto quanto difficile sarà trovare una soluzione per quel blocco, e la soluzione che troveremo avrà un hash che rispetta il limite imposto dal nostro target. Allora, abbiamo costruito il nostro blocco. Quello che facciamo è lo riempiamo tutto, mettiamo NOS a zero, usiamo SHA-256, quindi facciamo l'hash di quel solo dell'header, solo della parte gialla, perché tutto il resto comunque è contenuto con i riferimenti del Merkle tree, e controlliamo che quell'hash sia inferiore al target. Normalmente quello che vedrete è che il block ID, quindi l'hash dell'header di Bitcoin, inizia sempre con un certo numero di zeri, perché se ci fate caso, questo sono numeri a grandezza fissa. Più zeri mettiamo, più il numero è piccolo, ma questo vuol anche dire che più è difficile trovarlo, perché se questo è un numero esadecimale, se io voglio trovare un numero
che ha il primo carattere posto a zero, quanti tentativi dovrò fare? Se mi va male, 16, ma comunque è un qualcosa che è limitato. Se io voglio trovare due caratteri, 16 per 16, incominciano a essere un po' di più. E questa cosa cresce abbastanza velocemente, quindi quello che succede è che i blocchi più vecchi di Bitcoin, quelli in cui la difficoltà era più bassa, hanno pochi zeri davanti. Attualmente ci sono più zeri perché la difficoltà è più alta e a colpo d'occhio potete capire un pochino se quella difficoltà lì è bassa o alta vedendo il numero di zeri. Dopodiché non è una regola, perché in realtà io potrei trovare che un certo blocco ha tantissimi zeri più del dovuto. Quello è comunque un blocco valido, perché anche se ha tantissimi zeri, comunque rispetta la regola di essere inferiore del mio target. Peggioriamo la situazione. Facciamo un piccolo conto. L'header, quanti byte sono? 80. Ma SHA-256, che è la funzione di hash che utilizziamo per trovare la soluzione del blocco, lavora a blocchi di 64 byte. Ma cosa c'è nei primi 64 byte? Nei primi 64 byte c'è la versione che non cambia mai, il preview hash, che è il blocco precedente che non cambia mai, e gran parte del merkle root. Quindi se noi non andiamo, nell'ipotesi in cui noi non andiamo a toccare il merkle root, quindi l'ordine e la composizione delle transazioni, possiamo fare questo giochino qua. Quindi per esempio quando noi cerchiamo dentro al nonce, nello spazio del nonce, non andiamo a toccare tutto il resto, il template rimane quello, il nonce è dopo i primi 64 byte. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo calcolare SHA-256 dei primi 64 byte senza finalizzarlo, si chiama una middle state, che sostanzialmente lavora sul primo blocco di 64 byte. Poi ce lo memorizziamo da qualche parte e poi proviamo a completare con gli ultimi byte che rimangono, ma gli ultimi mi byte, quello che possiamo variare è per esempio il nonce. Quindi proviamo a completare SHA-256 con nonce 0. Otteniamo un hash che non rispetta la regola del target. Vogliamo provare con nonce 1 e poi lo faremo con il nonce 2 e via via di seguito. Quello che possiamo fare è, non dobbiamo ricalcolare questo S perché ce l'abbiamo già, quindi dobbiamo semplicemente finalizzare con una string, con gli ultimi byte differenti, quelli in cui c'è il nonce 1, poi il nonce 2, poi il nonce 3, poi il nonce 4, e possiamo ripeterlo per tutti i valori del nonce. Questa roba qui
velocizza di parecchio il mining, perché sostanzialmente io prima dovevo fare due step, ma se uso questa stupidaggine qui di capire come è fatto internamente SHA-256, posso sostanzialmente utilizzare un colpo solo, perché più uno all'inizio dei tempi, e quindi ho sostanzialmente raddoppiato la velocità del mio miner. Qui stiamo ancora parlando di cose, questo tipo di ottimizzazioni sono nate agli albori di Bitcoin. Durante la pausa e poi dopo la pausa vi parlerò di qualche device, non tanto quelli più commerciali che poi cambiano ogni tre mesi, ma di qualche device con cui potete sperimentare, probabilmente, anzi sicuramente, senza tirarci fuori mai nessun Bitcoin. Però quello che potete fare è sperimentare su questo tipo di protocolli e portarvi una mining farm come a lezione. Lì ci sono tre miner che stanno minando sul primo banco, poi li guarderemo velocemente, e che sostanzialmente consentono, ora non genereranno mai niente, ma vi consentono di capire tutta roba open source che potete analizzare come funziona, che vi permettono, e molti hanno anche questo tipo di ottimizzazioni, che vi permettono di studiare con un device fisico come funziona il mining. Fino ad ora abbiamo parlato, quindi il mining, abbiamo capito che sostanzialmente è questo giochino di brute force, perché l'algoritmo di hash SHA-256 non è invertibile, quindi per ottenere un numero che abbia tanti zeri, quello che devo fare è provare fino a che trovo una soluzione valida. Non ci sono shortcut che io posso prendere, se non qualche ottimizzazione come quella che vi ho fatto vedere. Per ora abbiamo parlato del fatto che voi siete in solitaria, vi costruite il vostro header e tentate di fare mining. E non state collaborando con nessun altro. Questo si chiama solo mining e ha un problema, che se l'hash rate è basso, e probabilmente sarete in questo caso, quello che potrebbe succedere è che quel miner lì, quello che c'è sul tavolino lì, funziona, sta facendo mining, però mina un blocco in 10 volte il tempo dell'universo. Che uno dice, beh, potrei aspettare, è un po' tanto. Ma anche se comprate hardware commerciale, che costa tanto e consuma tanto e ha molta più capacità che non quei giocattoli lì, quello che succede è che la competizione all'interno di Bitcoin è così alta che, visto che comunque l'algoritmo è fatto per trovare una soluzione ogni 10 minuti, voi potreste metterci magari, non so, 100 anni a trovare un blocco Per ovviare a questo tipo di problema sono nate le pool. Le pool non sono nient'altro che dei software, dei siti web, che non fanno altro che aggregare il lavoro di tanti miner. Quindi io da solo con la mia macchina in casa faccio un blocco ogni 100 anni, però se trovo una pool in cui 100.000 persone come me si aggregano, allora facciamo 1.000 blocchi all'anno. E qual è il mio vantaggio? Il mio vantaggio è che
La pool mi paga a scadenza regolare oppure quando raggiungo un certo target per la componente che io sto portando alla pool. Quindi il mio hash rate, che è così basso da non poter generare un blocco in un tempo ragionevole, però potrebbe portarmi qualcosina meno, qualche frazione di Bitcoin ogni mese, e quindi io potrei essere contento di utilizzare una pool, di mettermi assieme ad altri per tentare di trovare delle soluzioni. Le pool in cambio si prendono una percentuale e addirittura a volte sono anche comode, perché se io devo minare in casa, vuol dire che devo avere il nodo e devo aggiornato e devo avere il miner. La pool mi sostituisce anche il nodo, perché di fatto io alcune informazioni che mi servono per costruire Ledger non le chiedo più al mio nodo, ma le chiedo a questo servizio di pool. Quasi tutti attualmente minano in pool. L'evoluzione tecnologica del mining è una roba oscena, nel senso che quello che comprate normalmente diventa vecchio nel giro di pochissimo tempo. Perché? Perché c'è una fortissima competizione. E se io competo, se io compro hardware, se io investo nel mining, non sto facendo nient'altro che aumentare l'hash rate. Ma allora nel giro di 2016 blocchi vuol dire che aumenterò anche la complessità fino al raggiungimento di un equilibrio in cui il mining non compra più hardware perché comunque non ci starebbe più dentro. Però questa cosa ha portato, oltre alla competizione di compro magazzini, compro hardware, eccetera eccetera, ha portato i miner a due grosse strade che vengono percorse entrambe. Uno, devo cercare energia a prezzo inferiore, non mi interessa come viene fatta quell'energia lì. Ma se io ho un'energia che costa meno, vuol dire che avrò più profitto su quell'attività di mining. La seconda leva sono le nuove tecnologie, cioè siamo partiti all'inizio dei tempi a minare con la CPU quindi col mio computer, con qualcosa, con una CPU general purpose. Dopo poco e per pochissimo tempo siamo passati alle GPU, facendo questa carta è logaritmica, quindi pensate che scalini man mano, quindi nuova tecnologia, bam, mille volte, un milione di volte più veloce, e quella vecchia, poi siamo passati all'FPGA e poi molto rapidamente, in realtà, perché parliamo di roba di ormai 10 anni fa, siamo passati agli ASIC, quindi circuiti sviluppati ad hoc per fare mining. Attualmente si sta continuando a lavorare su questa direzione, andando a rendere i chip più efficienti in termini di consumo energetico. Quindi io con la stessa energia che gli metto dentro voglio che l'hash rate
che ne esca sia più alto. Quindi l'evoluzione tecnologica è del mining è così forte che una delle leve importanti di quando uno fa un piano di mining è: ma in quanto tempo riesci ad avere i miner che ti servono? Uno, perché comunque c'è tantissima richiesta, ma due, perché se poi mi arriva dopo un anno quel miner lì, se non riesce più a rendermi quanto mi ero pianificato. Facciamo una piccola pausa, se ci sono delle domande io sono qua. Se qualcuno vuole vedere la nostra piccola mining farm, prego, venite, è qua davanti. Cinque minuti. Riprendiamo velocemente. Vi ho detto che non vi avrei parlato di miner commerciali. In realtà li potete trovare su internet abbastanza facilmente. Ma che cosa avete visto lì su quel tavolino lì? Beh, il primo che avete visto è il Nerd Miner, che è un giocattolo. Usa la CPU, quindi non ha un hardware dedicato, ma usa SP32, che è un system on chip a basso costo, ed è capace di fare 80 kilo hash al secondo, cioè ogni secondo lui tenta 80.000 nodes diversi per il template, e il secondo dopo ne fa altri 80.000. Questo mina un blocco in 10 volte il tempo, l'età dell'universo. Perché la complessità della rete Bitcoin si è alzata così tanto che attualmente nessun miner su CPU rende o ha possibilità serie di minare un blocco. È totalmente open source, è scritto in C e usa le librerie di Arduino, quindi magari qualche smanettone già sa di che cosa si parla. C'è in vari formati per varie schede, a partire da $3 se non volete il display. È un giocattolo, non minerà mai, però è utile per capire come funziona il mining e cosa interessante. Mina in solo pool, quindi fa solo mining. Se beccate un blocco vi beccate 6,25 bitcoin più le fee. Molto difficile, però. L'altro affarino nero che avete visto è un Bitaxe, anche questo è open source, anche questo a bordo ha un SP32, sono progetti abbastanza giovani, fatti solo per divulgazione. Questo però usa un chip che permette di fare 300 giga hash per secondo, quindi qua facevamo 80.000, qui facciamo 300 giga hash per secondo. È un chip che è utilizzato in altri miner commerciali, solo che il miner commerciale ha questi chip specializzati, ne ha tantissimi, quella fare lì ce n'è uno solo, che così consuma 10-15 watt. Anche qua è abbastanza un giocattolo. Come qualcuno mi ha chiesto, c'è la possibilità di fare mining a mano?
C'è un bellissimo articolo che per chi è interessato a farsi del male consiglio di leggere, del 2014, oltretutto. C'è questo tizio che dovete seguire, perché numero uno, ma non solo, su Bitcoin, ma su tantissime altre cose, che ha provato a minare un blocco vecchio e vedere quanto ci metteva facendo i calcoli a manina. E lui dice di riuscire a fare 0,67 hash per giorno. Quindi in un paio di giorni fa un hash. Tenete conto che anche 300 giga hash al secondo sostanzialmente non riescono a darvi un profitto. Questa cosa, questo gioco sul mining è servito perché la community che ha cominciato a sviluppare queste cose è riuscita anche ad andare un po' oltre. C'è internet qua? Perfetto. È andata. Non me lo fa cliccare, che brutto. Riesci a cliccarlo tu? Ok. C'è gente che, visto che la gente si costruiva hardware di questo tipo per giocarci, perché non costruirci anche una pool open source che permetta di vedere come funzionano questo tipo di dispositivi, no? Quindi l'idea è quella di abilitare anche la pool, che era un altro di quei pezzettini di cui vi ho spiegato, per fare in modo. Questo lo spostiamo di qua. Sì, no, perché ce l'ho su Telegram. Ok, facciamo così intanto. L'idea è quella di avere anche del software che ti permetta non solo di testare il mining, ma anche di testare come funziona una pool, no? Quindi questo sito web che fa in modo di raggruppare. Vieni a te. Facciamo da te. Ok, questo sta caricando, speriamo che funzioni, perché come tutti i progetti girerà nello scantinato di qualcuno e ogni tanto non è che sia proprio. Io non ho la pizza in arrivo. Quello che dovremmo vedere qua è l'hash rate e i grafici che sono stati generati da quella piccola mining pool che ci siamo messi in casa. Nel caso poi mi sa direttamente. Se non va più per il passato. Sì. Magari dopo a fine lezione. A fine lezione ci riproviamo. Dov'è? Qui. Questo? Sì. E qui a lato destra. Esatto, cioè. Qui c'è un'immagine che non si vede, poi ci riproviamo, che faceva vedere un pochino tutte le mie schede, quanto stanno facendo di hash rate, mi dava dei grafici e anche questo progetto è un progetto che è nato per un po' per divertimento, ma tantissime cose di Bitcoin sono nate in questa maniera, ma è una pool open source con cui potete giocare per capire anche come funzionano le pool. Le pool hanno un loro protocollo per funzionare, che sostanzialmente ricalca quello che abbiamo visto con un po' di messaggi JSON vari. Oh,
abbiamo parlato di consenso, come facciamo a cambiare le regole di consenso? Cioè, ok, abbiamo parlato di mining, il mining ha anche collegato l'idea del consenso, ma se a un certo punto noi il consenso vogliamo cambiarlo, bene, in realtà a volte succede che si vada a toccare il consenso. Toccare il consenso è molto 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 difficile, normalmente viene fatto e non è mai retroattivo, cioè si abilitano cose nuove da qui in avanti. Le modifiche richiedono una forte convergenza di tutti gli attori, ma tutti, chi fa mining, i nodi, quindi gli utilizzatori, magari anche chi fa i wallet, perché magari deve decidere se implementare o no quello che è stato proposto. È una cosa molto difficile, è più semplice ma neanche poi tanto in caso di bug. In realtà quello che succede alle nuove funzionalità è che passano anni prima che vengano registrate, messe all'interno di Bitcoin. La tendenza è quella là di ossificare il protocollo, cioè il protocollo ormai è abbastanza stabile, ci sono delle idee di miglioramento, ma l'idea è di farlo quando veramente siamo sicuri di andare in quella direzione e quando siamo tutti d'accordo. Perché i cambi di consenso possono generare hard fork. Un hard fork è uno split della catena. E ora parliamo di soft fork verso hard fork. In realtà abbiamo già parlato di split della catena. Perché abbiamo detto che a un certo punto due miner possono trovare contemporaneamente o quasi un nuovo blocco, e quello che succede è che la catena per un pochino splitta. Addirittura quello che succede è che voi avrete due nodi al top. Se tocchiamo le regole di consenso, abbiamo due alternative. O le tocchiamo in una maniera per cui i vecchi nodi se ne fregano e continuano a validare anche i nuovi blocchi. Ci sono delle tecniche per fare ciò. Questo vuol dire che io non voglio aggiornare il mio nodo, non c'è problema. Il mio nodo continua a ricevere blocchi, alcune cose le ignorerà. Alcuni protocolli che non toccano il consenso funzionano in questa maniera qua. Le scimmiette sulla blockchain interessano a chi ha un software che va a validare quelle cose lì. Per tutti gli altri sono una rottura di balle, perché alzano le fee e rendono più lente le transazioni, ma non hanno toccato il consenso. Cioè quella cosa lì si poteva fare. Sono io che decido se validarla oppure no. Stessa cosa se vado a toccare il consenso in una maniera in cui i vecchi nodi siano capaci considerare come a posto le nuove transazioni con le modifiche che io ho proposto. L'alternativa è l'hard fork. L'hard fork vuol dire che io modifico le regole di consenso in una maniera per cui i vecchi nodi, quelli che non hanno queste modifiche, non ritengono
corretti i blocchi che sfruttano queste modifiche. Per esempio, c'è un mio ex collega che ha una versione per gioco di Bitcoin Core uguale a tutte le altre, con una regola di consenso in più, che ogni blocco lui può prendersi un Bitcoin. È una regola che ovviamente genererà un fork appena lui attiva questa regola, perché gli altri client diranno: no, noi non rispettiamo questa regola in cui viene generato un Bitcoin in più da dare a te. Ma chi sei? Eppure il suo client è un client che condivide il 99.9% del codice di Bitcoin e tutte le regole tranne una. Se dovesse, e non lo fa, applicare questa regola, però è un bel caso, o meglio, se dovesse applicare questa regola al prossimo blocco, lui scarterebbe il blocco, perché quel blocco lì non gli dà un Bitcoin a lui, e quindi si fermerebbe la sua catena. Se poi avesse modo di fare mining, potrebbe far progredire la sua catena con altri blocchi che si mina lui, che gli danno un blocco a lui. Ma da lì in poi viaggeremmo su due binari paralleli che non si incontreranno mai più. Perché basta che io invalido un blocco e la catena su cui io costruisco è qualcosa di totalmente differente. Questa cosa è successa, normalmente gli hard fork succedono più che altro per volontà di chi sta forcando, cioè una percentuale di nodi, di attori che vogliono abilitare delle regole differenti, e a un certo punto creano un qualcosa di differente rispetto a Bitcoin. Chi ha guardato un po' di storia, questa cosa nella storia di Bitcoin è successa parecchie volte. I due casi, secondo me, più interessanti forse, sono stati Bitcoin Cash e poi Bitcoin Satoshi Vision, che ha fatto la stessa cosa su Bitcoin Cash, in cui si è tentato di... i proponenti volevano ingrandire il blocco, ma come abbiamo visto alla prima lezione, avere blocchi molto grandi è problematico per il broadcasting, genera la community più forte su Bitcoin ha deciso di non ingrandire il blocco, di mantenerlo con il limite ad 1 mega. Loro l'hanno ingrandito. Dal primo blocco maggiore di 1 mega la catena si è divisa, quindi attualmente Bitcoin Cash è su una catena che va avanti con il suo mining, e Bitcoin rimane sulla catena originale, in cui rimane il limite di 1 mega. Questa cosa può essere critica comunque per tutto l'ecosistema, perché quando si crea uno split, comunque parte del mining va in quell'altra catena, si creano politiche anche fastidiose a volte, per cui si fa poi fatica a capire bene che cosa fare. Diciamo che normalmente la strategia corretta è
seguire quelli che sono gli sviluppatori che stanno analizzando quali evoluzioni sono possibili e intelligenti per Bitcoin e quali proporrebbero più danni che altro. Se ovviamente Bitcoin è così libero che se una percentuale della community vuole applicare delle regole differenti, lo può fare, fa un hard fork e sostanzialmente splitta in maniera non più riconciliabile la catena. Cos'altro si può fare con avendo mettiamo che siamo in un caso in cui abbiamo il 51% dell'hashing power, quindi siamo noi che controlliamo Bitcoin. Perché? Perché io la volta scorsa vi avevo detto che nel caso di split quella che vince è la catena che ha più lavoro. Ma se io sono un miner e da solo ho il 51% o oltre dell'hashing power, vuol dire che io posso orfanare i blocchi degli altri, perché io vedo il blocco suo, lo rifaccio togliendo quello che non mi piace e farò sempre più lavoro, perché io posso fare più lavoro di tutti gli altri, ho il 51% e i nodi di Bitcoin seguono la catena che ha più lavoro. Quindi di per sé che cosa potrei fare? Potrei fare un giochino di questo tipo. Io mi faccio, vendo dei Bitcoin, mi faccio pagare con qualcos'altro, nel frattempo io sto minando parallelamente e a un certo punto quando io ho i miei soldi in tasca, pubblico la mia catena, che magari ha un blocco in più, due blocchi in più, in cui manca esattamente, qual è l'unica transazione che manca? Quella in cui io ti ho mandato i fondi. Quindi io sto minando su questa catena qua, qui ti avevo dato dei soldi, io a un certo punto, devo avere il 51%, pubblico questa roba qua. E i tuoi soldi non esistono più, perché la transazione è valida se è scritta nella blockchain. Se io la tolgo, quella transazione lì non esiste più. In realtà un attacco del genere non si è mai verificato e è molto costoso, ed è un gran vantaggio che la proof of work, che è l'algoritmo di inversione dello SHA, sia così costoso, perché rende sostanzialmente un attacco di questo tipo praticamente impossibile, perché avere così tanta energia, così tanti miner, così tanta potenza di mining per mettere in piedi un attacco di questo tipo, uno, mi costa tantissimo in termini energetici e quindi probabilmente non lo vado a fare per 100 euro, perché ci rimetterei milioni di dollari, ma dall'altra parte diventa proprio anche difficile da attuare, perché comunque l'hardware per fare il mining è scarso, l'energia comunque è scarsa, non è che riesco a concentrare il 51% in un punto. Quello che potrebbero farlo è le pool, visto che mettono assieme l'hash rate di tanti miner sparsi per il mondo, potrebbero farlo. Quindi allora il problema sono le pool,
Sì, fortunatamente ancora non c'è una pool che ha il 50%, secondo me sarebbe anche un po' autolesionistico un attacco di questi tipi, ma siccome i bitcoiner hanno il cappellino di stagnola e si preoccupano sempre di tutti i possibili attacchi, stanno sviluppando un protocollo tipo Stratum V2, un protocollo che dà la possibilità di delegare la scelta delle transazioni al miner. Quindi io non devo più scaricare un block template che magari è stato fatto censurando qualcosa o tentando di fare quello che non mi piace, ma io vorrei un meccanismo in cui io, che sono il miner piccolino, decido anche quali transazioni inserire. Questa cosa è particolarmente utile anche in termini di evitare la censura. Ci sono delle mining pool le mining pool potrebbero censurare benissimo quello che gli pare. C'è una mining pool che ovviamente come segnalazione politica più che altro censura tutte le transazioni che hanno i gattini, le tartarughine, le immagini, gli ordinals, le inscription, perché ritiene che quella cosa lì non sia più un attacco denial of service a Bitcoin che altro. Quella pool lì sta funzionando, ha minato dei blocchi. Chi usa quella pool lì sa che probabilmente prenderà un po' meno fee, probabilmente, ma dall'altra parte lo fa perché dà un segnale forte. E dall'altra parte qualcuno può anche pensare che questo sia una sorta di censura, perché se io faccio le tartarughine e il protocollo di Bitcoin mi consente di farlo, è quella transazione lì è valida, quindi posso, magari posso ostacolartela, però alla fine della fiera magari qualcuno che le scrive dentro la blockchain, soprattutto se pago tanto, lo trovo. Stratum V2 sarà, speriamo, il prossimo protocollo che riporterà le cose un po' più alla normalità, quindi vi consentirà a chi vuole di fare mining, ma in una modalità un po' più di controllo, perché comunque in Bitcoin quello che non c'è è la fiducia, quindi è il controllo ad essere distribuito. Come io voglio essere in controllo dei miei fondi, come io voglio essere in controllo delle informazioni che mi derivano dalla blockchain, se faccio mining magari voglio anche essere in controllo, se ci riesco, di quello che viene proposto e di quello che viene fatto. Senza contare che comunque siccome ci sono tante pool, chi ha il miner in casa può decidere che se una pool ha una politica che non gli piace, va verso un'altra pool e tutti viviamo felici e contenti. Con questo io ho chiuso la parte sul mining. Ricordatevi che il mining attualmente non vi farà ricchi, è una cosa molto specializzata, spero che sia passato un po' questo concetto, però dall'altra parte ha, come tutte le cose in Bitcoin, ha delle idee interessanti che possono essere studiate ed applicate in altri contesti. Vi ricordo i soliti libri e paper e ovviamente ringraziamo Bitpolimi
che ha organizzato questo ciclo di lezioni per chi vuole capirne un po' di più. Tutti i mercoledì a Milano c'è un Satoshi Spritz, che è un evento in un bar in cui si beve e si parla esclusivamente di Bitcoin. Se non siete di Milano, Satoshi Spritz c'è un po' in tutta Italia, quindi c'è satoshispritz.it che ha l'elenco di tutti i Satoshi Spritz. Se vi piace leggere qualcosa di più, c'è il sito di 21 che ha una serie molto molto ampia di libri, di podcast, di altri modi per avere più informazioni su Bitcoin. C'è anche un progetto che si chiama Officine Bitcoin, che fa delle lezioni su Telegram di 30 minuti in cui ci sono 10 minuti di micro spiegazione e poi le domande di tutti quelli che hanno problemi pratici, quindi il wallet, il nodo, le mnemonic con i dadi e cose di questo tipo. Quindi se volete capirne un po' di più, siete i benvenuti e soprattutto non vi costa, sono tutte cose gratuite che potete sfruttare ed abusare come vi pare. Domande? Vai. Io ho una piccola cosa. Quando faccio un aggiorno, e quindi subito a richiedo, stendo la matita e apri indubitamente 6 dei quattro coin. Qui si mi fa il corpo, non solo le persone, quando non sono di corpo. È un'altra moneta, cioè sostanzialmente la cosa interessante è che quello che succede è che viene, quando io splitto la catena, il passato rimane. Quindi se tu avevi dei bitcoin avrai anche dei token sugli altri fork. E normalmente quello che succede è che i token che sono sugli altri fork si deprezzano in maniera ovviamente fortissima, perché tutti li vendono per poter mettere più fondi sulla catena originaria. Non è detto che questa cosa sia vantaggiosa, perché dall'altra parte questa cosa toglie anche un po' di liquidità a Bitcoin, perché qualcuno che ci crede al fork c'è e quindi sposta tutto sulla catena forcata. Quindi non necessariamente generi del nuovo valore, però è vero che hai delle altre monete, cioè se tu avevi tot prima del fork, dopo il fork ti trovi i tuoi bitcoin più qualcosa che vive su un fork, che potrebbe anche essere pericoloso spendere, perché se non è stata prevista una modalità in cui le firme sono differenti, io ti potrei dire: tu mandami quei tuoi token forcati a questo mio indirizzo. Io ho due indirizzi identici sul fork e sul main. Tu mi mandi solo i coin sul fork, ma se la firma è la medesima, io posso prendere quella firma, fare replay sulla main chain e portarti via anche gli altri token, i bitcoin veri. Quindi che cosa devi fare? Dovrai spostare i tuoi token clone su un altro indirizzo nuovo, in cui ci sono solo quelli, per poi venderli. E poi, quindi io avrei quello che Carlo sta facendo di Aliscon, ma in cambio non come è un utente, però i casi non c'erano, nel senso che poi
No, 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 no. Scam coin è il termine tecnico, o shit coin. Allora, sì, nel senso, noi stiamo parlando di Bitcoin e Bitcoin non guarda il resto del mondo. Poi succedono forche più o meno, molte shitcoin non sono forche di Bitcoin, sono cose che sono nate da zero. Nella prima lezione io dicevo che secondo me Bitcoin ha delle caratteristiche uniche e continuo a ripeterlo. Poi c'è altra gente che non la pensa come me. Comunque i 21 milioni sono riferiti a Bitcoin, basta. E Bitcoin non cambia niente il fatto che ci siano fork, neanche lo sa Bitcoin in realtà, dei fork, se non il fatto che potrebbero incominciare a comparire dei blocchi che io butto via perché non rispettano il consenso. Altre domande? Però dopo immaginate che è una cosa che non si è finita, secondo me, si può vedere con il verbo. Tipo, quanto verbo è il sentimento di noi? Poi si sa già se vive qua, cioè, vi ricordo nel senso. Ci sono le fighe. Allora, il valore fa parte della ludopatia. Io non ti so dire quale le sarà il valore di Bitcoin. Quello che invece è interessante è quello di cui i Bitcoiner stanno un po' pensando è: ma questa, quando non verranno generati più nuovi Bitcoin? Probabilmente prima del 2140, cioè quando i Bitcoin nuovi che verranno generati saranno pochi, come faremo a ripagare i miner? In realtà ci sono le fee del blocco, però comunque il blocco ha una dimensione limitata, che vuol dire che se io voglio prendere più soldi, le fee devono salire. E a quel punto lì quanto sarà interessante è una questione di equilibri, no? Quanto può salire la fee prima che uno non usi più un Bitcoin, o addirittura che utilizzi Bitcoin in una maniera differente rispetto a quella che vediamo oggi, no? Potrebbe essere quell'accumulo in cui tu fai pochissime, già la gente attualmente non paga più il caffè in Bitcoin. È uscito Lightning, quindi io mi blocco alcuni fondi su un second layer che mi permette di fare microtransazioni con fee molto più basse, con tempi molto più ragionevoli. Ma non è che siano idee balzane, è così che funziona. A un certo punto si trovano delle tecnologie che consentono di... Perché Bitcoin sta crescendo. Quindi... le fee si alzano, lo spazio non aumenta perché o aumenta in una maniera controllata. Benissimo. C'è qualcuno che sostiene che a un certo punto si potrebbe anche introdurre una tail emission, quindi a un certo punto io genero comunque un tot di Bitcoin nuovi ogni anno, che vuol dire rompere il tetto dei 21 milioni ma tenerlo fisso con un valore molto molto basso che va a bilanciare quelle che la gente poi anche si perde
o cose di questo genere, e questo riuscirebbe a dare un valore in più a Bitcoin. Problema: si realizza con un hard fork, e quindi chi non è contento potrebbe tenersi la versione senza telemission. È presto, ma i bitcoiner normalmente incominciano a studiare queste cose molto prima che accadono. Quindi c'è già, se tu vai a vedere le mailing list o partecipi agli eventi, c'è già una discussione in atto, anche abbastanza colorita, perché ci sono varie fazioni che la pensano in maniera differente. Io una vera idea non ce l'ho. Per me, finché non siamo sicuri, è meglio mantenere come è disegnato Bitcoin, e poi dobbiamo veramente essere proprio certi che quella cosa lì sia un bene per Bitcoin, per implementarla. Senza contare che una cosa di quel genere lì, che è una modifica piccola, ma è una modifica di consenso, genererà degli scontenti che possono fare un hard fork sulla catena. Altre domande? Ok, io con questo chiudo questa lezione. Vi ringrazio che mi avete sopportato. Le prossime lezioni saranno fatte da dei miei colleghi, e affronterete ancora alcune cose che non ci siamo spiegati del tutto bene. Divertitevi, se vi è piaciuto io sono contento. Se volete informazioni in più, trovate nelle slide tutti i riferimenti, e divertitevi con Bitcoin.